Siamo al passo della Raticosa, oggi abbiamo rinvenuto la sepoltura effettuata da commilitoni di due soldati tedeschi con ancora indosso le loro piastrine di riconoscimento e alcuni effetti personali. Erano sepolti in maniera ordinata e avevano i piastrini tagliati a metà come era di consuetudine, la fede al dito in acciaio e un distintivo. Uno dei due aveva al collo la medaglia del rifugio Pralongia, che si trova su in Trentino e quindi probabilmente si suppone sia un altro tesino. Il rinvenimento è avvenuto adesso, stamani mattina. Adesso i resti mortali saranno portati presso il cimitero della Futa a cura del personale addetto, previo sbrigo delle pratiche burocratiche. Il ritrovamento è stato effettuato da una squadra dell'Associazione Gotica Toscana che ha allestito di recente il museo a Scarperia ed è visitabile tutti i fine settimana. Ja, hallo. Ja, guten Morgen, hier Calgari. Ja, wir haben zwei deutsche Soldaten gefunden, ja. Alle komplett, mit, sogar mit Erkennungsmarke. Okay, ich verständige jetzt die Carabinieri und dann hören wir uns wieder. Bene, wiederhören, tschüss. Un scalponcello da fanteria perché gli manca chiodi laterali tipici dei Gebirgsjäger, dei cacciatori alpini. Quindi si presume uno scalponcello basso, a vedere da come l'è ridotto, però da fare. 6,5. Bottoncino al camice. Sì, è corroso da tutto. Io? L'altro fuori è disfatto. Sì. È disfatto. Thank you.